Chuck. Abbiamo sempre collaborato con idee, con proposte, scambi. E quest'anno sono venuto a presentare un film della mia distribuzione, la Missing Films. È un film del regista Axel Ranisch, un regista giovane, esploso 5 anni fa con un film che si chiamava Dick e Mace, che dimostra come la creatività sopperisce ai fondi, ai finanziamenti, ai soldi. Adesso lui ha girato il suo quarto film, che è questo che abbiamo presentato al festival, che si chiama Alki Alki, un film che parla di alcol, di alcolismo, un tema serio fatto con ironia, con una certa leggerezza ma non superficialità. È un film che racconta in maniera diversa un problema serio dei nostri tempi, soprattutto di un paese come la Germania che, come ben sappiamo, ha un tasso di alcolismo molto alto. Quando mi è stato proposto di presentare questo film a un festival queer, chiaramente appunto il festival si chiama un festival queer, non un festival di cinema gay e lesbico, quindi questo film appartiene a questo festival proprio perché non è un film a tematica espressamente gay o lesbica. In un certo qual modo c'è comunque un'atmosfera, possiamo dire, di omofilia, determinata chiaramente anche dalla dichiarata omosessualità del regista, che naturalmente ha giocato con questo, con la corporeità di questi due individui, di questi due attori, che già si conoscevano in altri film che il regista ha girato e che quindi in questo film nuovamente giocano anche con una certa atmosfera erotica. La cosa che mi ha colpito, e sono arrivato il giorno dell'inaugurazione, è stato proprio prima di tutto un certo entusiasmo in tutto lo staff. Invece in un'atmosfera così anche rilassata, anche fresca, dove magari il presentatore non era proprio preparatissimo, oppure forse ha improvvisato talmente bene, ho fatto finta di improvvisare, che sembrava non preparato, ma questo ce l'ha reso simpatico. Un gruppo musicale veramente d'alto livello, che magari io non conoscessi perché non sono di Palermo, non aveva niente da, insomma, di meno di grossi gruppi famosi a livello nazionale, la rappresentante di lista. Tutto questo, poi il montaggio dei trailer fatti per l'omaggio a Dominic Sandà e a Buster Keaton, fatti veramente in maniera molto molto professionale. Devo dire che è stato un bel inizio, e poi questo spazio incredibile, penso che è raro trovare in una città uno spazio così bello.